Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, anche oggi, giovedì, ultimo giovedì dell'anno, siamo da mobile perché non sono a casa, ma vi voglio mostrare tutte le novità di oggi, l'ultimo giovedì del 2023. Ci dovrebbe essere qualcosa anche il 31 dicembre, abbiamo letto dell'arrivo di questi accordi al buio per gli Epic, non vi so dire ancora se siano solo. Ci saranno in questo pool solo giocatori epici o meno? Non ve lo so dire, speriamo di sì, ma il 31 di dicembre vedremo tutto. Ragazzi, oggi è giovedì, il giovedì è il giorno del promemoria per dirvi di iscrivervi al canale YouTube di Italia Top Games se ancora non l'avete fatto, per essere fra i primi 20.000, siamo rimasti 3.800 posti, non 3.800 rotti posti, quindi non mancate ad essere fra i primi 20.000. Non mancate a mettere mi piace a questo video e ai prossimi, è un supporto che date al canale. Poi, se volete, potete abbonarvi al canale, potete mandare super grazie, fare tutto quello che vi dico tutti i giovedì. Ma io ve lo dico soltanto il giovedì per non essere troppo noioso. Allora, andiamo a vedere le novità di oggi dalla versione mobile. Va bene, questo è il bonus di accesso. Questa è la nuova campagna Festive Season, la nuova 28-12-4 gennaio, quindi altre 50 monete d'oro supplementari oltre a quelle del giro consueto delle 50 monete. E poi ci sono anche tanti GP da prendere che con la questione dei contratti sono decisamente molto interessanti. Un giro degli Italian Clubs, come di solitamente. Qui ci sono 100 monete in regalo a chi aveva preso Trubin perché c'era la foto sbagliata. Questa è una bella notizia per chi aveva trovato Trubin, per tutti gli altri conta poco. Allora, eccole qui il bonus di accesso e campagna Festive Season termina tra 20 giorni. Ricordiamo che ci saranno 8 giri in tutto. Io, come al solito, farò i giri alla domenica, anche questa domenica. E allora andiamo subito a vedere in partita quali sono le novità. Scendi in campo, va bene, evento PvP. Andiamo un po' a vedere. Questo è l'evento COP, di nuovo, vediamo se è. L'evento mi pare che sia nuovo questo, eccolo, termina fra 6 giorni. Mi sembra di sì, se non è, se è lo stesso della settimana scorsa, perdonatemi, no, non ricordo comunque di evento. No, questo è il nuovo programma competizione 28-12-4 gennaio. I premi mi sembra siano sempre quelli: 20.000 GP, 10.000 punti ESP, 20.000, 20.000 e un programma aggiuntabilità. Sapete, oramai non torno sulle coppe, sapete come fare tutte le stanze, altrimenti c'è il video tutorial della guida. Evento sfida unlimited, questo vediamolo un po', 28-12-4 gennaio, 50 monete di football per la prima volta, aggiuntabilità, due aggiuntabilità. Vi ricordo, questo è un PvP dove non ci sono limiti, potete utilizzare tutti i giocatori che avete. Poi qui c'è un Japanese Club, vediamo un po', quindi ce n'è uno in più rispetto al solito e vediamo un po', vince una partita, anche qui 50 monete di football, quindi se volete potete prendere 100 monete di football dagli eventi in PvP. Un altro messicano, questo è vecchio, no scusate, andiamo un attimo a vedere. I dettagli, anche qui scusate, con il mobile sono un po' impedito, no, non lo uso quasi mai. Anche qui 50 monete di football. Questo vediamo un po' le date, se anche questo è nuovo, perché non me lo ricordo. Andiamo a vedere sopra. 28-12, dai, 150 monete d'oro da prendere. Invece questo è la squadra dei sogni e quello di lunedì, me lo ricordo. Quindi tre eventi, 150 monete d'oro da prendere con tre eventi e più la coppa, direi non male. Andiamo a vedere partita sogni autentica. Allora, qui abbiamo l'evento tour giapponese, questo mi sa che è quello per... Scusate. Non devo fare entro, devo andare qui. Ecco, accolto al buio 28 dicembre. Qui bisogna fare l'evento tour con i giocatori giapponesi. Un giro gratis della settimana. Poi l'FC Champions League, quello della settimana scorsa. Ah,
Interessante questa settimana, possiamo prendere due accordi al buio per lo stesso pool del 28 dicembre. Adesso lo andremo a vedere il pool e speriamo che sia un pool interessante, ovviamente, perché non ci sono due pool e quindi un giro per ogni pool, ma ci sono due giri di pool lo stesso 28 dicembre 23. Quindi Liga BBVA, J-League, vi ricordo che più giocatori bonus avete, più rapidamente potete completare l'evento. Bene, allora questo è tutto chiaro. Andiamo a vedere i contratti. Qui non c'è niente di nuovo. Lista giocatori speciali. Allora, partiamo dalla fine. Contratti mirati Brasileirão. J-League, Club Icons, Italian Clubs, rimanenti 5, non li ho ancora girati su mobile, lo sapete, non gioco su mobile. Italian l'abbiamo visto, Spanish l'abbiamo visto, English l'abbiamo visto, FC Champions League, quello di lunedì con Cristiano Ronaldo, Liga BBVA e League Selection mi sembra che non sia nuova, ed ecco qui le due nuove sono, anzi tre nuove. J-League Awards, J-League Monthly e giocatori della settimana. Tanto per cambiare, ragazzi, molta, molto Giappone. Qui ci sono i J-League Awards, vediamoli tutti. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 e poi dopo tutti i giocatori base. Adesso qui, ragazzi, non mi fate far vedere tutti i giocatori di questo pool perché, ripeto, sono un po' impedito con il mobile. Comunque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 giocatori speciali e poi il solito pool. Ah no, questo è da 100 però, non da 150. Sono i migliori giocatori dell'anno, sostanzialmente. Sì, sono i J-League Awards, diciamo, sono i giocatori che maggiormente hanno fatto bene nel corso dell'anno nella J-League. Poi ci sono invece i J-League Monthly. Anche qui sono da 100 giocatori e qui ne abbiamo invece 2, 4, 6, 5, 5 e basta. Vabbè, i feticisti della J-League questa settimana impazzano, voglio dire, visto che hanno addirittura due pool. E poi andiamo a vedere il pool che ci interessa di più, anche perché abbiamo due giri gratis e quindi teoricamente penso che potremo fare 5 giri in tutto, 3 a pagamento e 2, chi vorrà ovviamente. Qui si parte con Bissek dell'Inter. Vediamo un po', ecco le statistiche. C'è un bel 90 in valutazione generale, e poi c'è 87 comportamento difensivo, 88 contatto fisico. Qui le abilità giocatori, ovviamente sono giocatori della settimana, non si possono livellare. Dumbia. Ovviamente 91 a livello totale, controllo palla 86, possesso stretto 86, passaggio raso terra 89 e queste le abilità giocatore. C'è pure passaggio filtrante, Solanca, giocatore che non conosco, valutazione generale 92, comportamento offensivo 83, finalizzazione 88 e queste le sue abilità giocatore. Saliamo, Pedraza. Giocatore spagnolo del Villarreal, terzino offensivo, valutazione generale 92, contrasto 81, velocità 88, resistenza addirittura 91, poca abilità giocatore però. Provedel, portiere della Lazio 93, portiere offensivo, vediamo un po' i parametri PT, 87, comportamento, preso 83, parata 82, riflessi 90. Estensione 89. Poi Kudus, torna Kudus, un po' che non lo vedevamo. Notazione generale 93, dribbling 85, 91 in accelerazione, velocità 89, potenza di tiro 87 e un bel po' di abilità. Saremo ancora De Paul 94. Io penso che il mio dell'Argentina sia superiore, comunque 88 in controllo palla, bei parametri in generale, abilità giocatore un bel po' pure lui, passaggio filtrante, ma c'ho già il mio. Pellegrini della Roma, gran gol, bisogna dirlo, domenica scorsa, anzi sabato scorso, posizione generale 94, controllo palla 88.
Resistenza 85, diciamo che pur avendo 94, i parametri sono tanti buoni, ma pochi che eccellono, diciamo. Vabbè, e qui saliamo a 97 addirittura. Stile di gioco opportunista. Valutazione generale 97, dribbling 88, finalizzazione 92, interessante, velocità 92, accelerazione 94, controllo corpo 84. Ce l'ho già Mbappé, ma questa versione opportunista potrebbe essere interessante. Ho saltato Magalhães e Salah, perché non lo so. Eccolo qui, Magalhães 94, stile di gioco incontrista. Valutazione generale 94, colpo di testa 88, comportamento difensivo 88, contrasto 90, aggressività 88 e queste poche abilità giocatore. E poi infine Salah 95, Eda e ala prolifica, statistiche 95 di totale, dribbling 90, finalizzazione 86, possesso stretto 81, cercavo la velocità. Velocità 91, accelerazione 90 e diciamo che passaggio filtrante si può provare anche questo Salah, ma anche il mio non mi dispiace. Diciamo che tra questi Magalhães e Mbappé sarebbero i due giri che mi piacerebbe fare con i due giri gratis, non ne farò altri onestamente perché non mi interessano particolarmente. Va bene ragazzi? Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio se metterete mi piace a questo video, se vi iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto, anche quando sono lontano da casa, lontano da PC, PlayStation, eccetera, eccetera, c'è comunque il mobile per mostrarvi tutte le novità di Football 2024. Io vi ringrazio per l'attenzione, se non l'avete visto ieri pomeriggio c'è un video molto importante sulle novità di UFL, novità ufficiali. Io vi do appuntamento a questa sera per il campionato, sto lì lì sempre, arrivare in divisione 2, non ci arrivo, vi dico una cosa, o ci arrivo entro il 31 di dicembre o mi fermo lì e basta e vediamo che succede, proverò nella successiva fase di campionato, però fino al 31 ci provo, vediamo che succederà questa sera e nelle prossime. Per il momento è tutto ragazzi, buona giornata, auguri per questo periodo di feste e a presto, ciao!